L'ho falliti, che devo dirvi? Ci ho provato. Mancava tanto così per chiuderli. Eppure, cosa è successo? Sono avanzato un po' con le ginocchia e quindi il carico l'ho sentito troppo avanti e ho perso quella spinta che mi aveva dato quella proporzione dal basso. Avevo anche fatto un buon ramping, ero partito con 120, poi ho fatto 170, 200, sempre singole, 220, 240 e poi ho fatto 255 per decidere se provare 270 oppure fermarmi qui. I 255, sinceramente parlando, potevano dare l'idea di un 270. Sicuramente 265 ci stavano oggi, però dato che due settimane fa avevo provato 265 e poi subito dopo 270 l'avevo falliti, ho detto stavolta parto un po' più fresco senza passare per 265. C'è da dire che mi sono anche riposato ieri perché era Natale e il giorno prima avevo provato 250 che non erano velocissimi. Rispetto alle altre volte avevo provato a mettermi delle ginocchiere che mi erano state regalate dalla Powerlifting Shop e sono l'edizione limitata della SBD, sempre S. L'unica cosa è che il materiale, come prevedevo, è un po' più morbido rispetto al mio vecchio modello che utilizzo sempre, cosa che ho fatto anche questa volta. Quindi per scaramanzia ho preferito riutilizzare queste e infatti mi sono trovato molto bene, se non fosse che ovviamente poi ho fallito 270. Avevo programmato questa onda settimanale considerando che oggi dovevo stare in forma, massimo lunedì, però ci tenevo a fare un video per voi in cui dicevo 270 di squat e invece niente. Quante volte avrete fallito un'alzata in cui speravate di farcela? Eppure niente, il peso non sale, il peso vi schiaccia, sembra insormontabile. Però il cosa vi porta avanti? Il sogno, l'idea di poter chiudere un peso impossibile o magari ritenuto impossibile fino a qualche anno fa. 270 al mio peso corporeo sono quasi 3 volte il mio body weight, anche se sono sui 94,5 adesso, sto anche fuori categoria. È l'alzata che sta bene o male sempre in forma a livello settimanale. La panca, per esempio, mi è scesa tanto, addirittura fatico a fare 170, ma anche perché la panca è molto dipendente dai trattamenti che faccio con mio osteopata, che per le feste era irreperibile. Altrimenti, chi lo sa, magari anche lo squat andava meglio. No, oh, c'è un messaggio di Marco, appena visto il video di squat che io ho mandato. Invece complimenti veramente al tuo back squat, cioè 270 che sono veramente tanti. Cioè io vedevo fare 270 di squat, gli agonisti di weightlifting che andavano a giro europei e mondiali, Giorgio Domini, Fabio Magrini, gente così. 270 sono tantissimi, cazzo. Cioè veramente complimenti. Lì, del nostro osteopata, ecco dai. Questa la tagliamo. Mi spiace che chi sia scappato in Messico con l'amante, però... tanta roba, 270, incredibile cazzo, incredibile, considerato anche che fai 160 di front squat. Marco, ma che stai dicendo? C'è 60 di front squat e non l'alleno da anni. Tu hai visto una tripla di 4 anni fa quando avevo 220 di squat? Ma stai scherzando? Ma è portato per quella alzata lì, sei molto predisposto, molto predisposto. In effetti il viso di profilo è veramente, diciamo, ricordi. Se vi aspettavate il video su Marco PT, purtroppo lui non ce l'ha fatta venirmi a trovare, ma potremmo forse incontrarci per inizio del prossimo anno, vediamo. Che dire, io non penso che riproverò sto carico a breve, perché ogni volta che fallisco un peso del genere mi ci vogliono almeno una decina di giorni per rigenerarmi. Avendo una gara in FPL alle porte, sempre che si faccia, perché con questo Covid non si capisce più niente, non posso rischiare più. Penso che la prossima volta, se li riproverò, sarà in gara. Per quanto riguarda lo stacco, ovviamente stesso discorso, perché è un'alzata che ci mette tempo a rigenerarsi e non conviene tirarla spesso, specie quando avete carichi come i miei. Mentre la panca ha bisogno di un trattamento osteopatico, perché se avete seguito i miei Amarcord, io ho questo lato del braccio che col passare degli allenamenti è come se si disallinea dal mio corpo e quindi non rispondo più in negativa e ha una spinta anche meno efficiente. Quindi un trattamento a livello sacro-craniale mi può permettere di rinfrescarmi del tutto. Lo so che detta così sembra, non so, una scuola di Hokuto Kenshiro che sblocca i punti di pressione. Come avevo detto, la panca sono completamente fuori forma. 180 kg così grindati, asimmetrici. Questo perché l'osteopata, finché non mi tratterà il cranio, non risetterà questa zona. E non c'è niente che tenga, kit antinfortunistica, pallina massaggiante, riposo, niente. Ci deve stare sulle sacre mani di Hokuto e
tornerò a essere il successore della scuola di banca. Io sono 2 anni che vado da un osteopata e devo dire la verità, vale tutti i soldi spesi. Sapete il detto, chi trova un buon amico trova un tesoro? Io la penso la stessa cosa dell'osteopata. Pensate che una volta, per farmi perdonare, gli ho detto, strammatizzando, ma cosa devo fare per avere il tuo perdono? Portarti le rose? Lui ha detto sì. E io cosa ho fatto? Un giorno mi presento sotto casa sua, busso, lui stava seguendo un ragazzo, mi apre la porta e io mi ritrovo con il mazzo di rose. Ciao Matteo, vieni. Dai, vieni. Prendi le rose. Prendi le rose. Ma che prendi? Ma che sei rincoglionito? Ma che mi perdoni? E certo che ti perdoni. Questo 2020 è stato per me un anno bruttissimo da questo punto di vista, perché mi sono separato a marzo, quindi ho perso anche le mie bambine che, come sapete, in Italia stanno sempre con la mamma. E se non fosse per YouTube, se non fosse per il calore dei miei follower, dei miei iscritti che mi hanno dato questa spinta vitale per andare avanti, non lo so se ce l'avrei fatta. Voi sapete che quando una persona si trova in brutte situazioni, di solito è lì che nasce la creatività. E l'italiano in questo è il numero uno, penso. Perché abbiamo l'ingegno di sollevarci sempre anche da disgrazie e sciagure. E io ho trovato la mia valvola di sfogo con questo canale, che avevo aperto 10 anni fa, ma non sapevo ancora utilizzare come facevo oggi. Quindi non sapevo montare, tagliare, fare tutte queste riprese dinamiche che a volte vedete nei miei video. Infatti è iniziato a gennaio che avevo 1600 iscritti e poi piano piano, imparando a mettere i tag, i nomi chiavi, comprando dell'attrezzatura consona, come vedete adesso che sto filmando con una videocamera, sono riuscito a aumentare la qualità dei miei video e anche disporre di un microfono che non avevo all'inizio. E poi arrivare a un certo punto in cui, quando ho dissato Master Wallace a giugno, è come se il canale fosse andato in prima serata. Persone che prima non mi avevano mai visto, di punto neanche mi hanno scoperto. Quindi quando mi accusano, ma perché fai dissing? Ragazzi, se io non avessi fatto il dissing a Wallace, voi non stareste vedendo questo video. È un'attività che, se portata avanti bene, ancora sono piccolo, può essere anche molto redditizia. Però bisogna avere pazienza, bisogna avere l'occhio lungo, YouTube paga la costanza, noi siamo creator, no? Siamo creatori. Dobbiamo sempre creare materiale e contenuti. Io ovviamente non riesco a fare più di un video a settimana, perché o abbasso la qualità o faccio come fa Marco PT e altri che appicciano la telecamera senza montaggio e si mettono a parlare, buonasera, buongiorno, insomma, non ci vuole niente per me. Perché sennò la gente si stufa e poi si avvicina allo schermo, clicca e manda avanti. Questo succede. Ci vediamo al prossimo video e buone feste e buon anno. Thank you.